Buongiorno a tutte e a tutti. Alle mie spalle i tre protagonisti di Holdovers, Lezioni di vita, l'ultimo film di Alexander Payne, che è un regista che non ha fatto tantissimi film, però ha fatto tutti film abbastanza significativi. Ha fatto, a proposito, di Smith, Sideways, Nebraska. Spesso con storie di viaggio, con la malinconia anche di attori a volte anziani, Bruce Dern, Jack Nicholson all'epoca, insomma, un regista che ha una sua cifra stilistica particolare, secondo me soprattutto nella sceneggiatura, dove non è che succedono delle cose inaspettate, diciamo, perché anche questo Holdovers, insomma, succede quello che un po' ci si aspetta. Siamo nel 1970 e il film è anche un po' girato, direi. La fotografia è un po' nello stile del cinema degli anni 70 e la storia ha molti aspetti classici. C'è un professore, che è Paul Giamatti, che è quello rigido, quello severo, quello in conflitto permanente con i suoi giovani studenti che sono in questa scuola, se non ho capito male, abbastanza d'élite, figli di famiglie potenti, che a volte pretendono la promozione perché sono figli di famiglie che hanno finanziato l'istituto. E lui invece è, come dire, tutt'altro che incline a questi favori. Il film si gioca molto sugli spazi perché si comincia con questo spazio dell'istituto che assomiglia a quello 20 anni dopo dell'Attimo Fuggente, al che finale un pochino gli somiglia forse, e si comincia con questo spazio che è uno spazio dove il professore e il suo allievo, che è Angus, rimangono in un certo senso obbligati a restare perché sono le vacanze di Natale, chi ha la famiglia che li accoglie torna a casa e invece lui che ha una famiglia che non lo accoglie, una nuova famiglia, un nuovo padre, diciamo così, secondo marito della moglie, che non lo accoglie, è costretto a rimanere nell'istituto. All'inizio grande conflitto, grande tensione fra il professore ipersevero e lo studente che ha davanti la vita e che ha 10.000 aspettative, intenzioni. E qui è lo spazio di una immobilità in cui sono costretti, che è assistita dalla signora, che è quella che si occupa della cucina, che è pure un'attrice notevole, Joy Randolph. Una specie di famiglia, una famiglia strampalata, una famiglia che un po' si è scelta, un po' è obbligata, molto obbligata, ma insomma la storia del film è l'evoluzione che questi personaggi hanno, che non è imprevedibile, insomma, perché poi, come dire, si cominceranno a conoscersi e anche a conoscersi dentro, a cambiare un po', evolvere. Però la cosa interessante è che poi questo spazio si apre, perché come spessissimo nei film di Alexander Payne, si introduce il viaggio, no? Viaggio a Boston, presentato come se fosse una gita scolastica di istruzione, ma un viaggio che poi introduce altri spazi, altri incontri, perché la cosa particolare delle sceneggiature dei film di Payne, secondo me, è questo andamento strano, un po' molto lento, se si vuole, molto fluido, come un fiume che scorre con delle frequenti deviazioni, una specie di blues, con aspetti anche languidi, se si vuole, perché poi negli incontri c'è il tema del figlio perduto in guerra nel Vietnam, c'è il tema del padre preso
presente e assente anche, presente nel ricordo, ma con una presenza che è, come dire, che è insieme anche, insomma, lo vedrete, che è insieme, se vedete il film, che è insieme anche una presenza assente, insomma, in qualche modo. E quindi poi ci sono incontri con donne che potrebbero essere forse possibili donne del professore, ma il professore ha dei problemi nel rapportarsi con gli altri, probabilmente in particolare con le donne. E però incontri anche del giovane Angus con ragazze, ma sono tutte cose che scivolano via, no? Che non restano. Questa mi sembra la caratteristica più interessante del film, questo che non dice nulla di nuovo, però racconta in un modo così fluido, così dove si scivola da un episodio a un altro, ed è un po' il senso dello scorrere, mi sembra, dello scorrere della vita fino a un finale intenso, significativo, non sorprendente, ma che tutto sommato funziona come a me sembra che funzionino i film di Alexander Payne. Naturalmente, se uno prende, accetta questo respiro morbido, fluido del suo cinema. Arrivederci a tutte e a tutti. Ora la solita procedura un po' complicata per chiudere, per fermare la registrazione.